Salve a tutti, madame e messeri, benvenuti a una nuova puntata qui sul mio canale. Spero stiate bene e sia tutto a posto. Questa sarà un'introduzione abbastanza frenetica. È lunedì mattina, devo correre. Questo è un video che ho fatto, un altro get ready, quindi un video veloce. E come al solito vi cito tutti i prodotti e questo è il risultato finale. È un video ready to go la mattina, appunto, quando dovete andare a correre, e spero vi sia utile. Come sempre, se volete seguirmi e seguire altri video di di questa tipologia, iscrivetevi al canale e seguitemi su Twitter, Facebook, Instagram, soprattutto Instagram. Qui ci tengo particolarmente, non so, un social dove a me piacciono le foto. Va bene, long story short, io devo andare. Un bacio forte e buona visione. Ciao, anche in Ciao. questo caso la telecamera ha deciso di ribellarsi alla preparazione del primo sopracciglio. Comunque, come nel precedente video, ho fatto solo il primo sopracciglio, sempre con la combo pennello angolato di Elf e ombretto L'Oreal. Anche in questo caso, vi aggiorno, avrei dovuto fare le sopracciglia e non le ho fatte, quindi la pigrizia regna sovrana sul trono della Katrina Beauty. Ecco qua, ho 10 minuti 10 per prepararmi, quindi tutto in tempo reale, tutto verrà fatto al massimo della velocità. Pettiniamo queste sopracciglia, la marrabbio. Kiss me, dicio. E quindi questo è proprio l'inizio di una settimana frenetica. Sto cercando il primer, ok. Vado sul sicuro, starò fuori tutta la giornata, quindi Too Faced Shadow Insurance. Sarà davvero una settimana impegnativa. È lunedì, sono le 8 del mattino e vorrei già che fosse venerdì alle ore 20 di sera, perché verranno dei clienti, li dovrò portare in giro. Domani ho una riunione importante, ho 2 giorni di prove con i clienti. Venerdì li dovrò riportare in giro e poi muoio. Muoio, io poi muoro. Allora, poi, sempre come base, So Bio nella numero 2 e l'H50S di Apuro. Potrei anche non farvi vedere oggi tutti i prodotti, tanto li scrivo nell'info box. E non sono, infatti, non sono molto cose che succedono, vedete? Questo è real life. Non sono molto talkative, perché lunedì mattina sfido chiunque a fare un video decente di lunedì mattina con i propri scazzi, le proprie cose. E in questo giorno mi manca assai la mia beauty blender, con la quale avrei steso molto molto meglio questa BB cream, ma non fa niente, non c'erò che dobbiamo fare. C'è un sostituto che userò nella giornata di oggi, perché davvero questa BB cream mi ci trovo bene, però è troppo troppo densa e stranamente anche un po' troppo scura, però poi si uniforma al mio incarnato, meno male. Anche perché non sono ancora andata a mare. Settimana prossima, cioè fine di questa settimana, andrò in piscina. Almeno un po' di sole lo prendo, giusto per non sembrare The Walking Dead, la vendetta. Io The Walking Dead non l'ho mai visto, quindi non so assolutamente, non ho mai visto The Walking Dead, non ho mai visto Game of Thrones, che la madre di una mia amica chiamava Game of Thrones, e mi trovo molto molto d'accordo, dato che a me non piace il genere. Ok, lasciamo settare la base come sempre, però mi devo pulire un attimo la manina sporcata. Sì,
Se vi state chiedendo quale sia l'oggetto misterioso con il quale ho uniformato un po' il colore, è questo ovetto di Sephora, col quale devo dire la verità, ricominciamo con gli intercalari, con la quale fino all'arrivo della Real Techniques avrò detto Beauty Blender, no, io mi riferivo alla Real Techniques. Prima dell'arrivo della Real Techniques mi ci trovavo molto bene con l'ovetto di Sephora. Oggettivamente quello della Real Techniques è meglio, però che facciamo? Nel frattempo bevo un po' di caffè. Devo tornare un attimo in me, nelle mie energie vitali. Questa volta davvero utilizziamo Wood Wicked di MAC. Finalmente, e lo applichiamo con la pennella come la chiamava Giuliana Makeup Delight, il 239 di MAC. E vedete che io applico solo e soltanto questo ombretto, perché è fantastico, non necessita d'altro, fa il look totale. Quindi io come lo applico? Non ho messo le luci artificiali, ci sono le luci naturali. Quindi spero che il video non sia troppo scuro. Poi faccio il close up, così vedrete le mie sopracciglia alla marrabbia. Lo applico in questo modo, ci passo prima. Lo applico prima con un pennello a lingua di gatto e poi nella crease con un pennello da sfumatura, che in questo caso è una Curl H77. E poi lo applico per il resto della palpebra. Questo pennello era un po' sporco, quindi non fa niente. Da un poco. E anche se lo metto un po' più alto, non succede niente. Non ho bisogno di. Non fa un effetto pacchiano nonostante. Lo usi anche nella palpebra װ==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 
fissa, essendo un colore non opaco, perché appunto è di quei colori che dà una luce totale allo sguardo e non l'appesantisce. Poi ritorniamo un attimo alla pennella. Torniamo un attimo alla pennella, se lo riesco a recuperare. Ecco qua, metto un po' di Fix Plus. Anche in questo caso, che fa rumori un poco osceni, e intensifichiamo un po' il colore. No, comunque, se non l'avete mai visto, vi invito caldamente ad andare in un MAC Store e a swatchare Wood Wicked. Non vi darò niente all'inizio, ma ragazzi, è un colore passepartout per tutte le stagioni, non solo per l'estate, la primavera. Cioè, è un colore che userei tranquillamente d'inverno, d'autunno. Col pennello un po' sporco, leggermente vado a contornare le ciglia inferiori, a sottolineare le ciglia inferiori. Poi applico una matita nera. Ops, sono cadute tutte le matite. Eccole. Applico una matita nera, sì che vengono via altre matite. In questo caso applichiamo la Feline di MAC, ma proprio a contornare, a sporcare leggermente le ciglia superiori. Ok. Giusto per dare un po' di definizione, non faccio neanche la flick, non faccio neanche la linguetta e sfumo questa matita nera. La sfumo per non dare questo effetto molto, molto grafico, molto pesante all'occhio, perché comunque è un trucco giornaliero che avrà lo switch di trucco mattutino.
No, che avrà lo switch di trucco notturno. Ok, puliamo un attimo la zona. E nella, per il momento, nella parte inferiore, ci metto la Underground di Urban Decay. Eccolo qua. E quindi passiamo a evidenziare la zona sottostante. Con un effetto anche un po' smoky questo tipo di trucco. Ok, poi passiamo al contouring in velocità. Facciamo il nostro caro contouring, sempre col Bahama Mama e pennello di Zoeva 127. Quindi in velocità facciamo questo contouring. Facciamo il contouring come sempre anche del naso, che è ormai la mia fissazione. Però la cosa comica è che ogni volta che io trucco il naso, inevitabilmente mi viene da soffiarlo e quindi vedete un fazzoletto, vedo sempre un fazzoletto pieno pieno di trucco, carico carico di trucco. E mi chiedo, ma tutto questo sbattimento del contouring al naso a che è valso? In realtà vale lo stesso. Ripassiamo per sfumare anche il pennello da fondotinta. Perfetto. Cioè, mi dico perfetto da sola. Vabbè. Dopodiché, sì, facciamo che. Sto pensando che tipo di blush applicare. Ci sto pensando a bilo. Applichiamo. Voglio dare un po' di colore. E quindi metto Deep Truth di NARS. Deep Truth di NARS, che lo applico con quale pennello? Sì. L'applichiamo con Real Techniques. Perché i pennelli da blush sono tutti andati, belli che andati. Ok, che è un colore molto molto leggero. Evidenziamo le guanciotte. Un colore comunque che dà un'aria sana. Ok, passiamo ora al correttore che è il Maybelline Age Rewind, che faccio sempre settare alcuni secondi. E mentre setto questo per coprire un po' le sopracciglione non fatte, perché non mi fa onore, ma la donna normale, non la makeup artist, si ritrova tanto in questo, vado a mettere Skimp dalla Naked Basics 2 e lo applico con un pennello, sempre a lingua di gatto, solo sotto il sopracciglio, che dà un effetto un po' bianchiccio che non mi piace, però schiarisce e non fa notare tanto appunto il pelo non fatto, giusto perché la pigrizia regna sovrana qui. Ok, poi sì, possiamo a sfumare il contorno occhi con il setting brush, il correttore con il setting brush di Real Techniques. Sì, sto usando bene o male gli stessi pennelli di sempre. E andiamo a liftare il trucco. Ok. Lo sfumo bene per far sì che non entri nelle pieghette.
Cioè io riesco a tenere la bocca chiusa, arrivo a ripassare un attimo l'underground. Io riesco a passare il mascara senza aprire la bocca, ma non il correttore. Questo è abbastanza weird, è abbastanza strano. Ok, poi mascara Roller Lash di Benefit, di cui faremo le mitiche due passate. Devo cambiare anche un po' il vocabolario dei miei video. Dico mitico, dico in realtà, a dire il vero, cioè me ne rendo conto soprattutto quando faccio il ricontrollo, l'editing, quando metto le note, quando appunto carico il video, perché il processo per fare il video per me è molto lungo. In realtà ve lo spiego, almeno qual è il mio metodo. Non essendo io una YouTuber, chissà con quali vene artistiche. Ovvero, io vi faccio il video, che è la versione too court, senza correggermi, senza montaggio. Poi lo controllo la prima volta quando lo esporto sul computer. Dopo lo monto, ci metto la sigla, eccetera. A proposito, mi piace la sigla, che l'ho fatta con le mie manine, Mary Lumanizer. Oggi evitiamo il bronzer, se no, troppo. Mary Lumanizer. Poi, dopo che l'ho messo la sigla, montato, ma non editato, lo esporto su YouTube e poi aggiungo le care note che vedete, anche le note comiche che vedete, perché io sono abbastanza autoironica, ringraziando Dio, altrimenti già ci saremmo sparati. Sto scherzando, ovviamente. Un'altra cosa che volevo dirvi: quando applico il Mary Lumanizer sull'arco di Cupido, voi vedete che lo applico un po' più grossolanamente da quello che vedete, da come lo applicano le makeup artist all over the world. Ma non vi preoccupate, non mi faccio l'effetto baffo, super baffo illuminante. Andiamo a fare la seconda passata di Roller Lash. Che bello, anche con questo si può fare la seconda passata senza avere l'effetto Giorgio Armani. Per chi ha visto i video precedenti sa di cosa parlo. Qui ho fatto il tag All About Eyes, ve lo metto qui, in cui dovevo dire il mio mascara preferito e spiegavo, non vi dico qual è, così effetto suspense, andate a vedere il video. E l'unica cosa per cui non ha vinto Armani è che appunto non si può applicare due volte perché si secca molto molto facilmente, quindi fa attrito sulle ciglia. Ok, questo è il capello pazzo. Ultimo tocco, rossetto. Metto Irresistible dei Pure Color Envy di Estée Lauder. Che è questo colore? Marroncino, il malva. Fantastico. Molto. Ecco, fantastico. Altra parola che dico sempre, molto. Molto tenue, molto naturale. Faccio il close up e vi saluto che devo correre. Ops, e via. Anche la telecamera. Questo è il close up degli occhi. Non fateci caso alle sopracciglia non fatte. Guarda su, guarda giù, guarda. Ok. E questo è quello che ho combinato. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!